Amici di Gossip News, siamo in compagnia della bellissima Mercedes Enger. Ciao, buonasera. Ciao Mercedes, tu segui Gossip News? Sì, certo che seguo Gossip News. Veramente? Sì. Sì, ma io seguo un casino di pagine di gossip, quindi chiedimi qualsiasi cosa sul gossip al momento, tranquillo che ti rispondo. Bene, quindi noi parliamo sempre di gossip e vogliamo sapere se il tuo cuore è già impegnato. Ah, ok, sì, è impegnatissimo con Luca Speracchi e stiamo molto molto bene. Molta gente non ci dava neanche 2 mesi, invece stiamo insieme quasi da 1 anno, quindi siamo molto felici. Vogliamo parlare di festival, siamo al festival o a party? Cosa preferisci? Perché qui a Sanremo? Festival o party? In realtà io al festival non ci sono ancora andata, nel senso che non ho mai visto il festival dal vivo all'Ariston, è un sogno. Però l'avrai seguito? Ma sì, quello sicuramente in televisione, però dal vivo non l'ho mai visto, sarebbe un sogno veramente. Comunque vengo sempre a Sanremo nel periodo del festival, perché Sanremo è pieno di musica, di vita, di cibo, di ogni cosa, di feste come questa di questa sera, e quindi partecipo in svariati modi diversi. Cosa ne pensi di questo team di Baglioni, di quest'anno? Della presentazione? Beh, mi dispiace che Virginia Raffaele non abbia fatto imitazioni, sinceramente, perché lo stavo aspettando con molta ansia, come credo molte persone. Però mi sta piacendo, come sempre il festival è ben organizzato, è molto bello, è sempre bello. Invece parlando di musica, come si è evoluta secondo il tuo punto di vista la musica italiana? Beh, quest'anno la canzone che mi è piaciuta di più e mi ha sorpreso perché non me l'aspettavo è stata quella di Rama. Mi è piaciuto il modo in cui, da il fatto che la canzone con cui è diventato molto famoso, era già famoso ma è diventato ancora più famoso, non aveva una vera storia toccante sotto, mentre la canzone che ha presentato ha una storia molto toccante, ha un testo molto toccante, mi è piaciuto un sacco. E visto che i giovani si stanno evolvendo in questo senso, che stanno facendo delle canzoni più importanti, con delle storie più importanti, questo mi piace molto. Per te, dopo cioè comunque una mamma con grande successo, sicuramente il mondo dello spettacolo per entrare è più difficile, vero? Secondo te? Beh no, perché io ho fatto l'Isola dei Famosi, visto che mia madre era comunque famosa, l'ho fatta come figlia di... Sì, però... ma dico, mantenere, cioè l'etichetta rimane, vero? È difficile per te? Sì, in quel senso sì, perché comunque vengo sempre etichettata come figlia di, non come persona a parte. E molte volte ho cercato di distaccarmi dalle opinioni delle persone, ma alla fine mia madre fa parte di me, fa parte della mia vita, fa parte di quello che sono, quindi ben venga. Invece vogliamo parlare, secondo te, come è cambiata la televisione? La televisione è cambiata in meglio o in peggio? In che senso? Da quando ero piccola ad adesso? Sicuramente i reality iniziano ad avere un non so che di meno reale, ma non dovuto agli autori o al programma stesso, ma alle persone che vanno lì con un pensiero diverso, secondo me. Vanno lì perché vogliono visibilità, vogliono diventare instagrammer, vogliono fare questo, mentre prima magari volevano semplicemente far conoscere veramente chi erano, e spero che questa cosa torni di moda. Grande protagonista dell'Isola dei Famosi, cosa ne pensi di questo nuovo cast di quest'anno? Ci sono delle persone che non mi aspettavo che mi sarebbero piaciute, che mi stanno piacendo, delle persone che pensavo che mi sarebbero piaciute, che invece, vedi, all'Isola si scoprono molti aspetti delle persone che non ti aspetti. Ti vediamo, cioè, di cosa, un po', i nomi, no? Non possiamo sapere chi ti piace poi realmente e chi meno. Guarda, Marina La Rosa, la prima settimana. Devo dire che la seconda puntata, no, la terza puntata l'ho seguita un po' meno, ho visto che sui siti di gossip, ho visto che è successo qualcosa, ma proprio quel pezzo non l'ho seguito. Però fino ad allora mi stava molto simpatica, mi è piaciuta la maniera in cui ha mandato in nomination Megan, dicendo guarda, se puoi stare 3 settimane vediamo se ci arrivi. E come invece ha trattato la Cipriani? Cosa ne pensi? No, la Cipri non si tratta così. La Cipri assolutamente no, perché mi dispiace molto che abbia abbandonato l'isola, perché io tifavo assolutamente per lei. Ah, un'altra cosa che mi è rimasta qui è che Alvin, ho scoperto che non era un concorrente, perché già ero pronta lì a votare. Alvin era l'inviato della mia isola, quindi ci sono molto affezionata. La Cipri anche è una mia grandissima amica, una persona squisita, stupenda. È peccato, queste cose peccato sicuramente. Un grande saluto che vuoi fare agli amici di Gossip News. Un salutone a tutti gli amici di Gossip News e un bacione.